Quali sono i rischi concreti che vedete nella regionalizzazione del sistema di istruzione e della ricerca, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro del personale? Sì, allora, i rischi della regionalizzazione sono tanti, a partire dagli ordinamenti, insomma, si rischia che ogni regione faccia degli ordinamenti scolastici che invece, insomma, sono a livello nazionale, quindi questo è già il primo grande problema, il primo grande rischio che potremmo trovare con la regionalizzazione, che abbiamo sempre avuto invece ordinamenti nazionali. E poi questo potrebbe portare addirittura ad arrivare a un contratto collettivo nazionale e regionale, e superando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quindi anche le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del settore della conoscenza potrebbero probabilmente peggiorare da questo punto di vista. E è chiaro che noi su questo abbiamo contrastato con la raccolta firme con il referendum abrogativo contro l'autonomia differenziata, quindi su questo continueremo la battaglia. Abbiamo avuto già una prima notizia da parte della Corte Costituzionale, insomma, rispetto ormai non più disegno di legge ma legge appunto Calderoli, e su questo continueremo a dare battaglia. Tra l'altro noi speriamo, insomma, che potremmo misurarci con un referendum nella primavera prossima.